Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Ai tricolori seniores di Brescia, i marchigiani conquistano due titoli. Il torneo esordiente a squadre alla Bocciofila Ancona 2000, la mostra di pittura Senigallia e sempre a Senigallia l'undicesimo torneo Rotonda Mare e Memorial Silverio Gresta. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Anche dai tricolori seniores di Brescia, i marchigiani tornano con maglie tricolori. Nella categoria C, specialità individuale, Alessio Ripani del comitato di Ascoli Piceno ha vinto un titolo italiano che gli ha raddoppiato la festa, visto che nello stesso giorno festeggiava anche il suo compleanno. E un grande successo c'è stato per la coppia del comitato di Ancona, composta da Michele Magnaterra e Maurizio Ascani, che si sono portati a casa un titolo italiano sofferto ma strameritato. Complimenti a tutti i giocatori marchigiani, anche quelli che si sono piazzati. La Bocciofila Ancona 2000 ha organizzato il torneo regionale esordienti a squadre, una manifestazione che fa sempre piacere organizzare, come ci dice il presidente della Bocciofila, Claudio Buscarini. Ah, sicuramente sì, vedere tutti questi ragazzi dal mattino alle 9 fino a quest'ora è un bello da vedere. E chiaramente noi speriamo che tra questi tanti giovani ce ne sia qualcuno che domani ci rappresentino. Quindi un ringraziamento agli accompagnatori, genitori, insomma, senza di loro chiaramente i giovanissimi non vanno avanti. Ma un plauso sicuramente va a loro, anche perché vengono coinvolti, e ti posso assicurare che secondo me è anche riunisce anche la famiglia, perché comunque sia magari durante la settimana, che magari per motivi di lavoro o meno, magari qualche volta magari non ci si vede, forse questo è uno dei motivi che magari raggruppa. E oltre che noi curiamo anche il sociale, fare queste iniziative secondo me gratifica un po' tutto. E un ringraziamento credo da parte tua come presidente dell'Ancona 2000 ai tuoi collaboratori, insomma, che non mancano mai. Ma i collaboratori io li ringrazio sempre, tutti i giorni, ma un grande ringraziamento va anche a Federica Carbini. È vero che è la mamma di due ragazzini molto promettenti, però intanto con l'aiuto suo siamo riusciti a intavolare questa manifestazione, insomma. Sicuramente grazie a loro. A dirigere il torneo Roberto Rotatori, a coordinarlo come sempre Giulio Zampetti, che ci dà qualche numero. I numeri sono abbastanza buoni, sono 12 squadre e 37 esordienti. C'è una squadra come al solito dell'Umbria, di Spello e Umbertide, e di questo siamo contenti perché loro sono sempre felici di venire e noi siamo felici che vengono, ecco perché. Quattro comitati marchigiani sono tutti presenti? Sono tutti presenti, e dunque, no, tutti presenti tranne Macerata. Non tutti allora. Che è successo a Macerata? Non lo so, c'hanno problemi, mi dicevano, con il Bocciodromo, qualcuno, non so. C'è qualche problema, via. Bene, grazie, sì. Ci sono i giovani ancora? Ancora ci sono, per fortuna che ci sono. Ciao. Cosa fa lei? Stavo vedendo la gara. Dimmi, tu sei venuto per mangiare o per riprendere? Non lo so, si mangia oggi? Penso di sì. Come va? Bene. Hai giocato? No. Non giochi a Bocce? Sì, però certe volte mi alleno col nonno. E il fratello. Bravo nonno. Sì. E oggi a Brescia ci sono anche i tricolori seniores. Ascoltiamo le ultime notizie. Stanno andando bene, abbiamo vinto la coppia di A con Magnaterra e Ascani, una bellissima soddisfazione per loro, sono contentissimo.
ci sentiamo dopo. E la conferma arriva anche dal presidente del comitato provinciale di Ancona. Magnaterra Michele, Ascani Maurizio. Erano previsti? Erano in corsa, non erano proprio certi, perché comunque le coppie erano coppie forti, però hanno giocato benissimo e Ancona ha i campioni. E il vicepresidente della Federbocce Marche, Luca Gelosi, ci parla di questo torneo. Un ringraziamento alla Bocciofi Ancona 2000 perché, come mi ha detto il presidente, ha portato una ventata di aria fresca che non si vede spesso dentro le bocciofile. È bello questa manifestazione, avere i bambini che si divertono. E comunque un ringraziamento anche ai genitori perché comunque fanno i sacrifici per portarli in giro. Spero che una volta che superano il gradino degli esordienti rimanga questo approccio per i genitori per portarli in giro, perché altrimenti, diciamo, il salto esordienti ragazzi, vediamo che c'è una perdita di cartellinati, quindi speriamo che questa cosa venga a mancare e per appunto aumentare il numero dei ragazzi, perché comunque le Marche per i giovanili ci tengono molto, quindi speriamo che questo avvenga. E che cosa stavate parlando? Stavamo parlando che è un errore aver tolto la D. Tutti e due d'accordo? Non so, senti lui. No, io non ci avevo neanche pensato, diciamo, perché non mi occupo di queste cose. Invece Gregorio, che lui è più... Ha spiegato qual è la sua posizione, che è condivisibile secondo me, quindi è una buona idea. Adesso lasciamo perdere la D, la C, la B, la A, ma parliamo degli esordienti. Ci sono ancora i giovani nelle bocce, quindi una speranza per il futuro. Sì, purtroppo il numero non è esagerato, però ben vengano. E sono contento di questi ragazzi che stanno venendo con una voglia discreta di continuare a giocare. Speriamo di non riuscire a rovinargliela poi col passare degli anni. Io sono sempre contento quando ci stanno tanti esordienti, anche oggi ho visto che ci sono circa 12 squadre, quindi significa un bel numero, e quindi ben venga. Speriamo che aumenti il numero, perché è importante che ci siano sempre più giovani, perché altrimenti il futuro non esiste. Come stai andando? Bene. Ciao. Hai giocato? Sì. Come hai giocato, bene o male? Così e così. Dai metà? Sì. Quando fai sta roba, sì, bisogna che ci fai vedere le partite, non le interviste. Che le partite non... Se vede due tiri su una gara, due tiri... Ma no. Bisogna far parlare la gente. Ma mica siamo in politica. Hai giocato? Sì, ci manca l'accosto. Hai giocato bene? Pensiamo di sì, poi non si sa. Vediamo dopo, eh? Sì. Tu hai giocato benissimo. Così così? Sì. E tu come? Non lo so. Sì, sì, va molto bene, va. Oggi c'ho sta gala e sti nipoti, poi la organizzo io, ho fatto lo sponsor, sì, sì. Una bella soddisfazione. Molto, molto bella, sì, sì. Vuol dire che ancora le bocce ci sono. No, scherzi, poi adesso vado a giocare con i nipoti, sì, sì, è una soddisfazione grossa. Io l'ho allenato, l'ho tirato su e facciamo a giocare insieme. In questa rubrica chiudiamo la prima parte del servizio sul torneo esordienti alla Bocciofila Ancona 2000, ricordandovi le squadre che vi hanno partecipato. Rinviamo alla rubrica della prossima settimana la cerimonia delle premiazioni con la classifica finale e l'intervista all'assessore Stefano Foresi. Arrivederci. Squadra di Monteurano con Michele, Edoard e Edoardo. Squadra di Ancona 1 con Anuar, Tommaso e Pietro. Squadra di Ancona 2 con Matteo e Tommaso. Squadra di Spello Umbertide con Chiara, Marco e Riccardo. Squadra Spazio Stelle con Fabio, Maurizio e Lia. Squadra della Metaurenze 1 con Nicola, Stefano e Daniele. Squadra della Metaurenze 2 con Francesco, Edoardo e Samuele. Squadra della Metaurenze 3 con Ginevra, Sofia e Sara. Squadra della Metaurenze 4 con Benedetta, Giorgia e Sara. Squadra di Lucrezia con Nicola, Matteo, Cristian e Riccardo.
squadra Montegranaro con Francesco, Sofia, Francesca e Mattia. Squadra dell'Elpidienza con Riccardo, Giovanni e Nicolò. Eh sì, ci sarà un bel pranzo per tutti e poi una bella cerimonia delle premiazioni. Non mancate alla rubrica della prossima settimana. Arrivederci. Con la terza e ultima puntata chiudiamo il servizio sulla mostra di pittura a Senigallia. Ed eccoci con il nostro amico Gerardo Di Marzio. Ma ancora lavora Gerardo? No, sono in pensione. La pittura? Sulla pittura sì. È un lavoro, dai. Certamente è un hobby. Il secondo hobby, perché il primo è quello dell'orto. Quello è anche il mio. Allora, da più soddisfazione mangi roba genuina, è solo che purtroppo il tempo non ci aiuta. I veleni non li dai? No, niente veleni. Piuttosto non raccolgo niente, ma veleni niente. Niente veleni. Bravo. Ecco, grazie. Queste sono le grotte di Frassassi. Grotte di Frassassi? Grotte di Frassassi. E secondo il tuo parere com'è? Sembrano vere. Sembrano vere. Vedi? Ti dirò che... Sembrano vere. A farci caso c'è pure la passerella per i visitatori. E che albero è questo? E questo è l'ulivo, no? Davvero?
A me sembra di sì, non so adesso. Non so adesso. Io avrei qualche dubbio. Sì, ho capito. E poi l'altra novità, questa è una cavolata che piace a Miriam e l'ho messa lo stesso, se no non è da esposizione. Questo è praticamente un bambino parcheggiato sulla spiaggia, parcheggiato. E i genitori sono a farsi il bagnetto. Sì, sì. Ecco. Tranquilli. Così. C'è di peggio oggi. Però lo tengono d'occhio, vedi? Sì. Quello là pure? Questo qua pure? Questo qui forse non ce l'avevo l'altra volta, ma è sempre, sempre con poliuretano. Sì, sì, bello. Pappagallo non l'avevo mai portato. Sì, pappagallo l'ho ripreso, ma è bello. Vero. Questo è un giudice inglese, sempre fatto con pezzi di poliuretano. E poi c'è la novità. Questa doveva essere, secondo me, per fare pubblicità alla mostra. Praticamente, visto così, con il cartellone in mano avremmo scritto mostra di pittura alla Fagnani. Poi all'interno è più mostra di me. Guarda. Oh, porco. Ecco. Adesso sì, si vede. Tutte con cose di recupero, insomma. Poi guarda un po' le scarpe, sono. Sì, sì. Vedono della bottiglia di plastica. Paolo Pollini, pittore, artista, da quanto tempo? Io dal 2002, ho cominciato a dipingere dal 2002, ho in esposizione anche i quadri di mio padre che è morto lo scorso anno e lui dipingeva da una vita. Noi eravamo dell'Associazione Archivivi, infatti l'Associazione Archivivi, la sezione pittura è intitolata a mio padre, per tanti anni abbiamo fatto mostre e da quest'anno c'è questa specie di gemellaggio con la Proloco di Senigallia, questo scambio culturale che quando noi facciamo delle mostre, alcuni soci in Ancona. In Ancona. Vengono ad esporre le loro opere, questa volta siamo venuti noi con altri due pittori. Questa cosa molto interessante di interscambio culturale fra le varie realtà territoriali che dovrebbe prendere vita, dovrebbe creare più movimento, altrimenti il mondo come l'arte non va avanti. Complimenti per Paolo Pollini, ma questi cavalli, cioè questo quadro, credo che sia molto complesso e ha richiesto del tempo. Quanto tempo, adesso una curiosità, per fare una cosa simile? E questo diverse settimane. È un bel lavoro. È un bel lavoro, sì, poi è fatto tutto quanto a olio e vuole esprimere il senso di libertà che un gruppo di cavalli selvaggi in corsa riesce a trasmettere come nessun altro. Bellissimo. Sì, sì, è vero. Un altro grande autore è Marino Americo. Cioè ci sono delle novità? Sì, qualcosa di nuovo. Qual è la novità? Dai. La novità è la donna e i fiori. E anche la donna è molto bella. La donna sì, mi è venuta abbastanza bene. Sì, sì. E ormai questa è una tradizione. È una tradizione che ogni anno esponiamo sti quadri, grazie al nostro gruppo. Continua da anni. Ecco, continua da anni. Fortuna che ancora ci siete. Esatto, fortuna. Continuiamo nella nostra arte. Comunque, niente, i quadri sono questi. Ci sono le figure femminili. C'è un astratto e poi il mare. Le onde strane. Marino mi chiamo io. Vicino alla mostra c'era la musica e davanti passava il treno.
Che dire, grazie a Miriam e a tutti gli altri amici per avermi invitato. Solo 5 secondi di pubblicità, poi l'undicesimo torneo Rotonda Mare Memorial Silverio Gresta. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Con molto piacere siamo tornati alla Lab di Senigallia, dove c'erano le fasi finali dell'undicesimo torneo Rotonda Mare Memorial Silverio Gresta. Una gara amatoriale ma con tutti i carismi di una gara di ottimo livello. Con molto piacere, dicevamo, perché qui abbiamo ritrovato tanti amici delle bocce con cui abbiamo anche giocato quando eravamo alla Bocciofila Acqui Senigallia o cacciatori. Tempi passati, molto passati, ma piacevoli da ricordare. E poi qui c'è, quale presidente della Lab, l'amico Giancarlo Tognetti, a cui diamo subito la parola. Questa è una gara che... cioè è il nostro fiore all'occhiello dell'anno, facciamo altre garrette ma questa è molto importante, è l'undicesima edizione, l'abbiamo abbinata anche al Memorial Gresta per ricordare un grande uomo senigallese, un grande uomo di sport, un uomo che oltre a essere manager di grandi pugili era anche un insegnante di educazione fisica, per cui ha aiutato molti ragazzi nella riabilitazione per problemi motori, per cui con molta onestà, con molta umanità e più delle volte gratis. Per cui mi pare che Senigallia, quest'uomo che ha fatto conoscere Senigallia nel mondo e ha fatto conoscere la Rotonda, questa struttura bellissima, venga ricordato soltanto qui, merita molto di più. Comunque, la mia non è una critica, però voglio dirla chiara e chiara, noi abbiamo dedicato a questa persona questo memoria perché è una persona che merita. E credo che la dedica a una grande struttura che abbiamo, che ci invidia tutto il mondo, e la gratitudine, la riconoscenza a un grande uomo passa anche attraverso queste manifestazioni, credo. I numeri di questa manifestazione? Dunque, era una gara a 128 iscritti, siamo arrivati lì vicino. Ci sono stati 3 gironi di A, 3 di B, 5 di C e 3 di NC, per cui ho una bella partecipazione. Quest'anno l'abbiamo fatta in 15 giorni, che è una settimana, perché abbiamo voluto che si giocassero tutti qui, perché i soci avessero la possibilità di seguire. Infatti nei 15 giorni qui c'erano tantissime persone, ha fatto da cornice proprio alle gare, grandi nomi, quest'anno grandi nomi veramente. Grazie a chi, Presidente? O più grazie? Ma io intanto devo ringraziare il Consiglio d'amministrazione della Lab che si è adoperato per la riuscita. Chiaramente stiamo lottando tutti gli anni con le sponsorizzazioni che calano sempre un po', però siamo riusciti, magari li manda a destra e a sinistra di dare premi come gli altri anni e forse ancora di più. E devo ringraziare anche il Comune, anche il Sindaco Mangialardi, che tiene moltissimo a questo torneo, e mi dispiace che lui ha da fare, che non c'è le premiazioni, però è venuto 10 minuti fa, per cui il matrimonio penso che abbia la precedenza su tutte le altre cose. Ringrazio la signora Gresta che ha voluto che questo memory, questo ricordo di suo marito sia sempre vivo. È un ringraziamento, perché ricordare questa gente, queste personalità, penso che fa bene a tutti. Ed ecco il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, a cui chiediamo subito due parole sul rifacimento di quella piazza Garibaldi che ha suscitato qualche polemica, ma che crediamo sia stato un ottimo intervento. Penso che un
intervento di grandissima qualità. Adesso, al di là di qualche inevitabile polemica iniziale, mi sembra di capire che il cittadino, il turista, ma anche gli stessi un po' critici inizialmente siano dovuti ravvedere, perché è un luogo di grande incontro, di grande partecipazione e anche di grande bellezza. Quindi da parte mia c'è grandissima soddisfazione. Siamo in una bocciofila, diciamo così, per i non cartellinati, ma anche per i cartellinati in questa occasione. Però è un ritrovo, diciamo, per tanta gente. Purtroppo le bocce sono anziane, si vede anche dai spettatori e dai giocatori. Beh, intanto una struttura ben gestita, e devo ringraziare per al presidente dell'associazione e tutti i soci per come tengono questa struttura. Poi un evento come l'undicesimo torneo Rotonda Mare, dedicato ad un grandissimo personaggio di questa città, Silverio Gresta, è per me sempre un onore essere presente e vedere che sì, ci sono tante partecipazioni, ma c'è tanta amministrazione. Il sindaco, il consigliere Santarelli, tanta vicinanza a chi si impegna, si dedica e ottiene anche un bel risultato, che è quello del creare luoghi di incontro, luoghi di vicinanza e anche di divertimento. Il sindaco Mangialardi ha accennato al consigliere comunale Luca Santarelli, qui presente in bocciofila. Ebbene, Luca è stato un giovane bocciofilo molto bravo, un amico che non rivedevo da diverso tempo, e allora, in questa sua nuova importante veste nel comune di Senigallia, da presidente commissione bilancio, sviluppo economico e patrimonio, nonché commissario sanità sociale, urbanistica e lavori pubblici, gli ho chiesto di dire due parole su questa manifestazione boccistica. Da ex bocciofilo ho la delega dal sindaco per questa manifestazione importante, che ha legato, diciamo, tre generazioni. Abbiamo visto giocare i nipoti, i genitori e i nonni. Quindi le bocce come sport è uno sport inclusivo. Uno sport che lega, oltre alle generazioni, spesso amicizia e, come in questo caso, anche un conviviale a fine torneo. E bravo Luca, eri bravo sui campi di bocce e oggi sei bravo anche nel mondo politico-amministrativo. Ma veniamo alla nostra gara, dove ancora c'è una semifinale che si deve concludere. In campo il giovane Alex Girolimini e il meno giovane Paolo Bellagamba, che sta conducendo la partita. L'altra semifinale, già conclusa, ha visto vincitore Silvano Mancinelli su Verardo Romagnoli. Ottimo l'accosta di Girolimini, Bellagamba la bocciata di volo, bellissimo centro. Sta giocando molto bene Paolo Bellagamba, Alex Girolimini, di nuovo l'accosto, di nuovo un ottimo accosto. La bocciata di Bellagamba, ma il punto resta di Girolimini, che accorcia le distanze 6-9. Ecco l'accosto di Bellagamba. Girolimini non aveva accostato troppo bene. Ora vediamo la bocciata di Alex. Colpisce, ma se ne va anche il pallino. E sono due punti per l'avversario. Ora Alex viene all'accosto. È corta la sua boccia. Ha tolto soltanto un punto e ora Bellagamba può chiudere la partita, ma sbaglia, va ad urtare la boccia di Girolimini e la sua si annulla. 10 a terra, si è spostato un pochino Bellagamba e ora il suo accosto è ottimo e sono due punti, 11-6, a un solo punto dalla vittoria. Eccoci, si aspettava un gioco migliore da parte del giovane Alex Girolimini, ha sbagliato diverse bocciate e anche qualche accosto. La partita sembra ormai conclusa.
Vediamo l'accosto di Paolo Bellagamba. Ottimo. Girolimini. Alex. Colpisce. Bellagamba. Ultima boccia. Ancora un ottimo accosto. Alex Girolimini sbaglia ed è la vittoria per Paolo Bellagamba in finale. C'è qualche contestazione da parte di Alex, si è mosso Bellagamba, ma sicuramente non l'ha fatto apposta. Ora però noi chiudiamo qui questo servizio, rinviamo alla rubrica la prossima settimana, la cronaca della finalissima. Ci rivedremo ancora qui alla Lab di Senigallia. In campo Silvano Mancinelli e Paolo Bellagamba. Sarà una finalissima un po' strana, ma comunque lo vedrete nella rubrica della prossima settimana. Arrivederci. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.